in questo tempo delle cattedre. Poltronissima è sempre in compagnia di Notre Dame de Paris. Matteo Setti è qui con noi, che bello! Ciao a tutti, ben arrivati, ciao ragazzi. No, ma che piacere averti qui, grande emozione. Stasera è il debutto di nuovo di Notre Dame a Torino. Sì. Cosa rappresenta per te Notre Dame? Beh, è una storia talmente importante da un punto di vista artistico e non, perché è stata una grande crescita artistica, ma anche personale in questo tour infinito, perché sono 18 anni che ci siamo e ormai siamo a parte. Siete maggiorenni. Soprattutto maggiorenni. Ma secondo te il successo di questo grande musical, che è il musical per eccellenza, diciamo? Sì, ma ci sono diversi pareri. Secondo me una parte importantissima sono stati anche i testi, perché hanno dato la possibilità di arrivare tanto agli adulti come ai bambini. Sì. La storia sicuramente piace sia ai grandi che ai piccoli, anche questa, ma soprattutto anche questa musica di Riccardo Cocciante, che è dalle nostre orecchie da quando eravamo giovanissimi. E poi Maxone, il cast, diciamo. Beh, il cast, che dire, io non ho parole, è un cast fantastico, siete incredibili, ci regalate emozioni a vagonate, e che dire di più? Noi vogliamo regalare a voi tantissime emozioni mentre siete sul palco. Beh, il pubblico ci è sempre riuscito a Torino, perché è sembrata benissimo anche qua, quindi non ci aspettiamo altro. Bene. E allora guarda, fino a domenica 22 dicembre, Notre Dame de Paris. Grazie di cuore. Ciao, tanti. Grazie Matteo, ciao. Ciao.